andiamo a fare un po' di esercizi sempre sugli integrali doppi e tripli. Vediamo un po'. Qualche esercizio un poco più elaborato. Allora, vediamo un po'. Cominciamo a fare qualche qualcuno abbastanza semplice. Allora, integrale esteso a t di xy di x di y, dove t è l'insieme delle xy, tali che x quadro più 2y quadro è minore o uguale di 1, x è maggiore o uguale di 0 e y è maggiore o uguale di 0. Praticamente questo è un quarto di ellisse. Allora, qua abbiamo 1 e qua abbiamo radical 2 su 2, che x e y maggiore o uguale a 0 ci dicono che siamo nel primo quadrante. Cosa possiamo fare? Possiamo fare una specie di passaggio in coordinate polari, cioè facciamo x uguale rho coseno di teta e possiamo fare y uguale radical. Allora, possiamo fare y rho sì, coseno di teta e poi facciamo radical 2 su 2 rho sin teta. Facciamo tutte e due, così vediamo. Allora, che cosa succede se vado a fare questo cambiamento di coordinate? Il determinante del cambiamento di coordinate me lo devo rifare, però sostanzialmente sarà radical 2 su 2 rho. Perché? Perché quando tu fai la derivata di x rispetto a rho sarà cos teta rispetto a teta meno rho sin teta, l'altra è radical 2 su 2 sin teta, radical 2 su 2 rho cos teta. Allora, come vedete, ci avete cos quadro più sin quadro fa sempre 1 e quindi viene determinante questa roba qui, fa radical 2 su 2 rho, che sostanzialmente è ovvio perché noi abbiamo moltiplicato una riga per radical 2 su 2, quindi se prima faceva rho. Allora, questa integrale cosa, come si trasformano? L'insieme. Allora, l'insieme diventa rho quadro cos quadro teta più rho quadro mezzi più rho quadro, che io ho radical 2y uguale a rho sin teta, quindi viene più rho quadro
se inquadro teta, minore uguale di 1, che vuol dire rho quadro, quindi rho compreso tra 0 e 1, e teta è compreso tra 0 e pi greco mezzo. Quindi perché teta è compreso tra 0 e pi greco mezzi? Perché diciamo il mio il primo quadrante, diciamo questi punti qua sono esattamente quelli che stanno sull'angolo teta. Punto XY, io sto descrivendo sostanzialmente il punto, cioè sostanzialmente ho fatto una trasformazione composta, coordinate polari, e poi è facile verificare che per teta uguale a 0 ho questo segmento qua, per teta uguale a pi greco mezzo ho questo segmento qua, quindi questo è il mio dominio. Quindi nel momento in cui questo è il mio dominio, questo integrale diventa l'integrale tra 0 e pi greco mezzi in d teta e tra 0 e 1 in d rho. Poi qua ci devo mettere radical 2 su 2 rho, e poi ci devo mettere il prodotto, quindi c'è un altro radical 2 su 2 rho quadro cos teta sempre. Quindi cosa mi viene? Radical 2 su 2 al quadrato fa 1 mezzo, poi mi viene integrato 0 e pi greco mezzo di cos teta sen teta in d teta per l'integrale tra 0 e 1 di rho cubo in d teta. Questo integrale si fattorizza, no? Perché questo non dipende da rho, porto fuori, quello che rimane è un integrale fatto solo nella rho, quindi non dipende da teta, e la porto fuori. Quindi questo viene un quarto per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di 2, diciamo di seno di 2 teta, per in d teta, l'integrale di r cubo di rho cubo tra 0 e 1 fa un altro quarto, quindi qua mi viene un sedicesimo, pongo 2 teta uguale t, l'integrale tra 0 e pi greco di seno di t, 2 d teta uguale dt, quindi d teta uguale dt mezzi, l'integrale del seno tra 0 e pi greco fa 2, che cancella questo 2, dovrebbe fare il punto 16. Ok? Se non abbiamo fatto errori con le semplificazioni e tutto. Allora, se lo voglio fare direttamente, quindi c'è un pochino minimo di fatica iniziale, però 5 minuti abbiamo fatto. Andiamo a vedere se lo facciamo direttamente. Allora, proviamo. Si fa, per carità, non è che non si fa, però quindi io devo fare l'integrale tra 0 e 1, no, il mio insieme, la x varia tra 0 e 1, la y dove varia? Io ho 2 y quadro minore uguale di 1 meno x quadro, quindi y per radical 2 minore uguale della radice di 1 meno x quadro è maggiore uguale di 0, quindi y compreso tra 0 e 1 sulla radice di 2 per la radice di 1 meno x quadro. Quindi devo fare integrale tra 0 e la radice di 1 meno x quadro fratto radical 2 di x y in dy
questo caso forse effettivamente più o meno uguale, perché qua devo fare ci sono 4 mezzi, quindi qua viene x, quindi devo fare y quadro mezzi valutato tra 0 sotto e la radice di 1 meno x quadro mezzi sopra, e poi devo integrare in dx, quindi un mezzo lo porto fuori, faccio integrare da 0 e 1 x per 1 meno x quadro mezzi in dx, quindi viene un quarto integrato da 0 e 1 di x meno x cubo in dx, quindi qua viene un quarto per un mezzo meno un quarto che fa un altro quarto di x. Quindi in questo caso sì, era, però diciamo è perché la funzione di integrazione era particolarmente semplice. Cioè qua se già ci metto y quadro che integrale fa y cubo terzi e quindi mi rimane la radice, mi viene un integraluccio leggermente più complicato, ma se allora tendenzialmente ho detto che conviene sempre aggiustare l'insieme piuttosto che la funzione. Allora qua l'insieme è più bello così. Quando ci perdi, come in questo caso, forse ci abbiamo perso un minuto, perché quello abbiamo fatto in 3 minuti, l'altro abbiamo fatto in 5 minuti, però anche perché abbiamo dovuto discutere questa situazione. In realtà no. Poi quando prende l'abitudine, no, non è che questa situazione la debba discutere più di tanto. Quindi quando ci perdi un minuto, 2 minuti. Quando ci guadagni, ce ne guadagni 10. Chiaro? Quindi sì, in questo caso effettivamente è più veloce un altro. Ah, un'altra cosa, sempre a livello di esercizi. Noi non abbiamo ancora visto le coordinate cilindriche e le coordinate sferiche. Ok? Allora, quali sono le coordinate cilindriche? Le coordinate cilindriche sono qua. Che sono abbastanza semplici e sono come le coordinate polari, polari con l'aggiunta di z uguale a 0. Siamo in R3 stavolta. Allora noi per identificare un punto in R3, diciamo che ha coordinate x, y, z, chiamiamolo qua. Allora cosa facciamo? X uguale, allora innanzitutto proiettiamo questo punto P sul piano XY, questo è P'. Allora, P' è un punto che ha una distanza ρ dall'origine e poi che forma un angolo θ con l'asse X. Allora abbiamo queste coordinate qua, X uguale ρ cos θ, y uguale ρ sin teta, teta uguale a, cioè la coordinata z di P non ci interessa, è la stessa ρ cos teta e ρ sin teta sono le coordinate di P' nel piano, sempre le coordinate, diciamo ρ e teta sono le coordinate polari di P' rispetto al piano XY. Allora qual è? Allora, naturalmente teta come prima varia tra 0 e 2π greco, ρ varia da 0 a infinito,
e z vale da infinito infinito, su tutto è. Oh, ovviamente questo che cos'è? È un diffeomorfismo, è un cambiamento di variabile tra che cosa? Tra R3 meno, allora qua cosa mi quando teta è uguale a 0, quando teta è uguale a 0 io ho il piano xz meno l'insieme degli x, y, z, tali che y è uguale a 0 da una parte, e quindi abbiamo il diffeomorfismo gamma. Dall'altra parte chi ci abbiamo? Ci abbiamo 0 più pi greco, cartesiano 0 infinito, cartesiano è. Quindi diventa una striscia solida. Ok? Striscia solida nel senso che hai una cosa così, cartesiano tutto è. Quindi hai una U infinita, cartesiano tutto è. La Z vale tutto è. Ok. Quindi una mezza striscia solida. Andiamo alla cosa. Allora, chi è lo jacobiano e cambiamento di coordinate? Lo jacobiano e cambiamento di coordinate in un verso è facile da fare. Questo è cos teta meno rosen teta sen teta rho cos teta 0, 0, 0, 0, 1. Perché x e y non dipendono da z, e z le derivate fanno 0, 0. Quando andiamo a fare il determinante di questo jacobiano, farò come faceva prima. E il valore assoluto pure lo fa, andrò al positivo. Quindi allora se noi scriviamo che xyz è uguale a gamma di rho theta e z, allora noi abbiamo che se dobbiamo fare lo jacobiano di gamma meno 1 calcolato in x, y, z, e qua c'è sempre il solito fatto che i vettori vanno messi in verticale, quando li scrivo come argomenti li metto in orizzontale, quando li scrivo come argomenti ci dovrei mettere sempre trasposto x, y, z. Questo è uguale, qua il determinante di questo è uguale a 1 fratto il determinante diciamo 1 fratto rho, rho calcolato però dove? In gamma meno 1 di x, y, z, cioè lo rho che mi viene da questa x, quindi chi era rho? Se voglio ricavare rho è 1 fratto la radice di x quadro più. Ok, quindi se andiamo a fare la funzione immersa, chi è la funzione immersa? La funzione immersa è, almeno per alcuni punti, è teta uguale arco tangente di y su x, rho uguale la radice di x quadro più y quadro e z uguale 0. Adesso se andate a scrivere d rho teta e z in dx, y, z, andate a qui
seconda di x e y dove stanno, può essere questa, può essere questa più pi greco, insomma, non cambia tanto, anche se fosse diciamo a seconda dei quadranti cambia la definizione di t, però non cambia sicuramente il valore assoluto del determinante di quello che abbiamo. Allora andiamo a fare per esempio la derivata di rho. Allora, se la faccio rispetto a x è x fratto la radice di x quadro più y quadro, se la faccio rispetto a y è y fratto questa radice, e se la faccio rispetto a z viene 0. Poi devo fare la derivata di teta. Allora, se la faccio rispetto a x fa meno y su 1 fratto 1 più y su x al quadrato, che moltiplica meno y su x quadro, che moltiplicando fa meno y su x quadro più y quadro. Poi la derivata rispetto a y fa x fratto x quadro più y quadro, se lo andate a fare scoprite che viene questa, e questa fa 0, questa qua fa 0, 0, 1. Adesso quando andate a fare il determinante, vedete qua viene, a parte diciamo, io posso cacciare fuori diciamo questa matrice, la chiamo B, la determinante di B è uguale a 1 fratto x quadro più y quadro alla 3 mezzi. Questo perché caccio un x quadro più y quadro alla 1 mezzo da questa riga, un x quadro più y quadro da questa riga, 1 su, e quindi mi viene quello, 3 mezzi, per x quadro più y quadro. Per poi il determinante di questo blocco va moltiplicato per tutto. Quindi quando andate a semplificare trovate 1 su radice di x quadro più y quadro. E come vedete, diciamo, qui cosa abbiamo applicato? Abbiamo applicato la regola sullo jacobiano della funzione immersa, no? Che deriva da quella sullo jacobiano della funzione composta. La jacobiana funzione composta è l'identità di fare la matrice identica, e poi abbiamo applicato anche il termine. Ok, quindi queste sono le coordinate cilindriche. Andiamo a vedere le coordinate sferiche. Allora, per capirci quali si usano, adesso le faccio le coordinate sferiche, però praticamente non si usano mai, quasi mai. Ci sono pochissimi problemi in cui conviene usare le coordinate sferiche al posto delle coordinate cilindriche. Cioè, per esempio, per capirci, se vogliamo calcolare il volume della sfera, ci conviene usare le coordinate cilindriche. Cioè non è tanto più difficile il calcolo, e diciamo solo proprio se vogliamo calcolare il volume della sfera, cioè usare le coordinate sferiche, ma di poco. Se invece perché la funzione non, diciamo, non peggiora molto, mentre invece la descrizione da coordinate passando da coordinate in coordinate cilindriche piuttosto che in coordinate sferiche. Sono ben poche le funzioni che hanno una migliore descrizione in coordinate sferiche. Ce n'è qualcuno, ma bisogna avere proprio una particolare simmetria. E viceversa, per quanto riguarda gli insiemi, se vado in coordinate cilindriche l'insieme spesso è decente. Se vado in coordinate sferiche, allora veramente deve avere la simmetria sferica l'insieme, se no diciamo quasi ogni insieme, moltissimi insiemi hanno molto migliore descrizione in coordinate cilindriche piuttosto che sferiche. Intanto facciamo le coordinate sferiche, poi andiamo a vedere un paio di esempi se c'è, se facciamo in tempo. Allora, in questo caso io per identificare il punto P ho bisogno di non più, le facevo una z
due quote e un angolo. Una era una quota, l'altra era la distanza e l'altra era l'angolo. Stavolta mi servono la distanza e i due angoli. Allora, quindi ho 0 sta sempre qui, x sta sempre qui e y sta sempre qui. E l'origine sta sempre qua. Adesso c'ho il mio punto. Mettiamo qua. P. Allora. Chi è? Questo qua che prima era teta, lo chiamo φ. La distanza dall'origine la chiamo ρ e questo qua lo chiamo teta, cioè teta è l'angolo compreso tra vediamo un po', sì, guarda che si chiama, può essere questo con l'altro, però è più opportuno chiamare questo, sì. L'angolo diciamo nel piano che contiene P e l'asse Z, l'angolo formato dal raggio vettore OP con l'asse Z. Adesso andiamo a vedere quali sono le relazioni. Z è uguale a ρ cos θ. Questo P', la lunghezza OP' è uguale a ρ sin θ. Fate attenzione che stavolta θ è compreso tra 0 e π greco, perché io più di π greco non posso fare. E quindi OP' è sicuramente positivo. Infatti è la distanza dall'asse 0 di π'. Quindi chi è la x a sua volta è ρ sin θ cos φ, mentre la y è uguale a ρ sin θ sin φ. Io devo fare quest'altra proiezione qua, e quest'altra proiezione qua, e quest'altra proiezione. Questo è ρ cos θ. Cos φ e ρ sin θ sin φ. Devo soltanto calcolare lo jacobiano. Allora, dove variano questi stavolta? La teta varia da 0 a π greco, se volete. Cioè potete mettere pure, vabbè, in genere per avere un aperto è meglio minore di 0, maggiore di 0 minore di π greco. Poi φ ce l'abbiamo 0, anche prima era opportuno per avere il diffeomorfismo, ci dovevate togliere uguale tra 0 e 2 π greco, perché φ, insomma, la latitudine varia di 180 gradi, noi normalmente andiamo da più 90 a meno 90, invece qua andiamo da 0 il polo nord, 180 il polo sud, quindi è aumentata di 90 gradi della latitudine. Teta è la latitudine aumentata di 90 gradi. Fi invece è la longitudine. Ok? Fi sono, se andiamo in questo senso qui, sulla Terra sono i gradi est. Partendo a mediano e Greenwich, voi ci avete. Anche lì in genere voi parlate di fino a 180 gradi est e 180 gradi ovest, in genere si fa la longitudine, però potete, se mettete gradi est potete fare da 0 a 360, cioè tra 0 e 2 π. E poi ρ varia tra 0 e π. Quindi qua in realtà se volevo il diffeomorfismo era meglio, cioè ci devo mettere prima aperto, E qua adesso che cosa avrò? Avrò un diffeomorfismo da, diciamo, forse prima ho chiamato gamma e gamma,
ciò che prima ho chiamato gamma forse era gamma meno 1 sotto, comunque non fa niente, si capisce. Allora qua siccome sto esprimendo x, y, z in funzione di rho, teta e phi, allora insomma rho, teta e phi appartengono a 0 più infinito per 0 pi greco e 0 più pi greco, e questo va a finire in R3. Allora quando teta è uguale quando phi è uguale a 0 o a 2 pi greco, stiamo parlando dell'insieme di y uguale a 0, x maggiore o uguale a 0 e z appartenente a R. Vabbè, z non si insieme di x, y, z. Allora, questo è un aperto, quindi questo tra due aperti effettivamente è un difeomorfismo. Anche prima dovevate prendere la parte interna per fare il difeomorfismo. Supporta, chiaro. Ok, però non conta, cioè va benissimo così, perché quello che andiamo a togliere su R3 è un pezzo di piano, è un pezzo di piano che quindi ha misura tridimensionale 0, e quindi diciamo dal punto di vista dell'integrazione non succede niente di male. Ok, adesso dobbiamo andare a fare lo jacobiano, quindi andiamo a fare d x, y, z in d rho teta e phi uguale, deriviamo rispetto a rho, a in verità io le derivate quando ho fatto questi jacobiani le derivate le devo mettere in orizzontale. Se vi ricordate i gradienti, era tutto corretto, perché devo prendere il gradiente della prima funzione della x, cioè derivare rispetto a rho teta e phi. No, è stato tutto a posto. Allora, derivo la x, deriviamo rispetto a rho, fa sen teta cos phi. Deriviamo rispetto a teta, rho cos teta cos phi. Deriviamo rispetto a phi, meno rho rho qua meno rho sen teta sen phi. Questa è la x. Vediamo la y, sen teta sen phi. Poi abbiamo rho, deriviamo rispetto a teta, quindi abbiamo cos teta sen phi. Deriviamo rispetto a phi, abbiamo rho sen teta cos phi. Poi deriviamo la z, deriviamo rispetto a rho, abbiamo cos teta, poi abbiamo rispetto a teta abbiamo meno rho sen teta, e rispetto a phi abbiamo 0. E ora dobbiamo fare il determinante. Il determinante che ci interessa non è altro. Allora, io la prima cosa che posso fare è portare fuori qualcosa che posso mettere in evidenza da tutte le parti. E cosa posso mettere in evidenza, diciamo, su una riga, su una colonna? Qua c'è una rho e qua c'è un'altra rho. Quindi questo è rho quadro, tolgo queste rho, per il determinante di questo qua. Determinante è una funzione lineare delle colonne, porto fuori una rho da una colonna, una rho dall'altra colonna. Quindi io mo devo fare, lo scrivo qua, rho quadro che moltiplica. Allora andiamo, cominciamo
sviluppiamo secondo l'ultima riga, amico mio, c'è un 1 0, quindi viene più meno più viene cos theta che moltiplica qua mi viene sin theta cos theta per cos quadro phi. Qua mi viene sin theta cos theta per sin quadro phi. Quindi qua mi viene cos theta per cos theta sin theta per cos quadro phi più sin quadro. Qua. Qua mi viene più, qua sarebbe meno con meno davanti perché cambiamo colonna, più sin theta che moltiplica. Adesso dobbiamo fare sin quadro theta cos quadro phi più sin quadro theta sin quadro phi. Quindi devo fare sin cubo theta che moltiplica cos quadro phi sin quadro phi. Ok. Uguale rho quadro che moltiplica sin theta che moltiplica cos quadro theta più sin quadro theta. Perché cos quadro phi più sin quadro phi ovviamente fa 1. Qua cos quadro più sin quadro un'altra volta fa 1, quindi mi viene rho quadro sin quadro seno di theta. Quindi questo è il mio. Allora, per controllare se abbiamo fatto bene, andiamo a fare l'integrale di 1 sulla sfera unitaria in dx, dy, dz. Questo l'abbiamo già calcolato in più di un modo. Questa è la misura della tridimensionale della sfera unitaria che è 4 terzi y. Questo che cos'è? È l'integrale tra 0 e 1 in del rho dell'integrale tra 0 e pi greco in de theta dell'integrale tra 0 e 2 pi greco in de phi di che cosa? Dello jacobiano che è rho quadro sin theta. Allora questo cosa mi viene? Questo integrale si fattorizza ovviamente, quindi basta fare l'integrale in de phi non dipende niente da de phi, quindi c'è un 2 pi greco, l'integrale di 1 che fa 2 pi greco passa fuori, per l'integrale di sin theta tra 0 e pi greco che fa 2, per l'integrale di rho quadro tra 0 e 1 che fa 1 terzo. Quindi questo viene 4 terzi pi greco. E effettivamente torna. Quindi questo è l'integrale cambiato in coordinate polari. E che dà ovviamente lo stesso risultato. Vediamo se abbiamo il tempo di fare almeno un esercizio. Sì, un esercizio ci dovrebbe stare il tempo di farlo. Preferisco farlo in coordinate cilindriche, se lo trovo. Andiamo a prendere, vediamo se c'è qualche integrale triplo. Vabbè, se non me lo invento io, questi sono solo integrali doppi questi qua. Allora, andiamo a fare
un'intersezione di due solidi e andiamo a cercare di calcolarne il volume. I due solidi sono questi qua. V uguale l'insieme degli x, y, z tali che x quadro più y quadro è minore o uguale di 1, questo cilindro, e poi prendiamo, questo è un cilindro C1, e prendiamo C2 uguale l'insieme degli x, y, z tali che allora facciamo y quadro più z quadro è minore. Allora vediamo un po' chi sono questi due cilindri. Allora, x quadro più y quadro minore o uguale di 1 è questo cilindro qua, un cilindro verticale che viene dato dalla da una rotazione attorno all'asse z. Y quadro più z quadro minore o uguale di 1 è un altro cilindro che invece sta messo così. Stavolta avete un cilindro messo così. Ah, questi quando si intersecano fanno, cosa fanno? Non è semplicissimo vedere quello che viene fuori, però viene fuori una roba fatta così. Viene, adesso lo facciamo più algebricamente, si vede meglio, insomma viene fuori una cosa fatta così. Qualcosa che ha una diciamo quattro pezzi di superficie, questo e questo di sotto appartengono a questo cilindro qua e questi due laterali appartengono al cilindro verticale, si incrociano esattamente in, si agganciano esattamente due. Per capire questo che bisogna fare? Bisogna mettere a sistema, diciamo, per stare su entrambe le superfici io devo mettere a sistema le due equazioni. Le due superfici sono, la superficie del primo cilindro è x quadro più y quadro uguale a 1 e la superficie del secondo cilindro è y quadro più z quadro uguale a 1, e quindi facendo la sottrazione io trovo che x quadro meno z quadro è uguale a 0, quindi trovo che sto x uguale a più o meno 0. Quindi l'intersezione delle due superfici sta su questi due piani. Vedete, questo è il piano x uguale z e questo è il piano x uguale meno z. Ok? E allora come va? Come devo descrivere? Allora, quando io proietto questo coso, questo solido, se lo proietto sul piano x, y, ottengo, cosa ottengo? Ottengo esattamente il cerchio di centro rigidi a giorno. Per quale motivo? Se xy è tale che x quadro più y quadro è minore o uguale di 1, quindi se sto in la proiezione di C1 è quello verticale, però questo mi dice che z, io so che z più y quadro deve essere minore o uguale di 1, ma z, quindi uno, se ci metto z uguale a 0, 0 più y quadro è minore o uguale di 1, perché questo è, allora, z quadro più y quadro deve essere è minore o uguale di z quadro più 1 meno x quadro, e so che questo deve essere minore o uguale 1. Quindi cosa so? So che x quadro, so che z deve essere, quadro deve essere minore o uguale di x quadro. Quindi
trovo che z deve essere compreso tra meno x e x. Quindi quando vado a fare diciamo, il volume, la misura tridimensionale di c1 intersecato c2 non è altro che l'integrale sul cerchio di centro d'origine di raggio 1 in dx dy di 2x, 2, non 2x, 2 valore assoluto di x in dx. Che tra x e meno x dipende se x è positivo o è negativo, o tra meno x e x, quindi la lunghezza di quel segmento fa 2x quando x è positivo, ma fa 2 valore assoluto di x quando x è negativo. Quindi vediamo un po', questo qua è un integrale che è simmetrico rispetto ai, cioè questo qua lo posso scrivere come 4 volte l'integrale tra 0 e 1 in del rho, l'integrale tra 0 e pi greco meno in de teta, in de teta di rho cos teta per rho. Il quale motivo? Perché c'è la jacobiana, per cambiamento di jacobiana. Questa è la rho cos teta, più quadrante la x è positiva, rho cos teta. Quindi qua mi viene 4, qua mi viene terzi, l'integrale di cos teta tra 0 e pi greco mezzi fa 1, quindi viene 4 terzi. Vediamo un po' se è ragionevole questa cosa. Sicuramente la z qua, allora se io prendo z compreso tra meno 1 e 1, questo pezzo di cilindro qua sta, insomma, è contenuto, questo solido qua è contenuto nel cilindro che ha per base il cerchio e altezza 2. Quindi in quel caso però abbiamo pi greco per 2 che fa 6 e qualcosa, invece a me 4 terzi mi viene parecchio più piccolo. Vediamo un po' se mi sono dimenticato un 2 qua, perché c'era, sì che mi sono dimenticato un 2. Perché questo era rho cos teta, poi rho di diagramma di coordinate 4 perché i quadranti sono 4 e 2 perché ci stava 2. Quindi 8 terzi, dovrebbe essere 8 terzi. Provate a ricontrollarlo a casa per vedere se ci siamo dimenticati qualche costante o qualcosa. Però dovrebbe essere, il risultato dovrebbe essere questo.